In una frazione della campagna milanese, accanto a un monastero benedettino, dal 1979 il pittore americano William Condon vive solitario. Solitario. Certo sono solitario, uno che vive come me, qui, come un monaco è solitario, per non essere solitario, per essere compagnia in Cristo. E certamente questa è la risposta per me. Sono nato a Providence, Rhode Island, nel 1912. Comincio a studiare o praticare la pittura nel 1934 sotto Henry Hemsche a Provincetown. Dal 1935 al 39 studio con lo scultore greco George Dimitrios. Dal 1942 al 45 sono autista volontario di ambulanza con l'ottava armata britannica. Nel Medio Oriente, in Nord Africa, in Italia e poi in Germania. I disegni di Morenti nel campo di concentramento di Bergen-Belsen vivono della mia prima autentica esperienza di vita, le mie prime opere viventi, piccoli disegni di testi di Morenti. Nella guerra scopro la mia propria identità, scopro me stesso nel soccorrere i sofferenti. La guerra mi ha aperto all'amore, la guerra mi ha aperta. Perché io vengo da un ambiente chiuso, puritano in America, che mi faceva bollire una ribellione dentro di me. E la guerra, per quello è il mio amore per l'Italia, perché l'Italia mi ha accettato, la sofferenza dell'Italia, la guerra, mi ha aperta. Non so, cominciavo a vivere, a riconoscermi amato. Finita la guerra, nel 1947 torna negli Stati Uniti, a Providence e poi a New York. La pittura di Condon, dal 1945 ad oggi, è rimasta fedele alle concezioni dell'action painting praticata dalla cosiddetta scuola di New York. Gli artisti della action painting operavano sotto il duplice segno della rabbia per le promesse che la generazione precedente non ha mantenuto e della speranza di costruire un'umanità purificata dagli orrori della guerra. In New York City, un'enorme macchia nera rappresenta il culmine di quel conflitto emotivo. Una fitta rete di segni tracciati in nero definisce il ritmo e la geometria labirintica di New York. Orrore e ammirazione si mescolano in una trama che narra l'oscura vitalità della metropoli. Condon guarda al mondo e a se stesso in chiave morale. Concepisce il bene e il male in termini pratici e concreti. Ma poiché la lotta tra il bene e il male, che ha un carattere decisamente americano, deve svolgersi in un'arena, questa per l'artista si identifica nella metropoli. A New York mi trovo a fianco degli altri artisti dell'action painting. Pollock,
Rothko, Motherwell, sono attratti dall'esplosione di libertà alla quale essi si sono abbandonati. Io sono andato a New York, nella quella famosa zona, si chiama la Bowery, dove ci sono tutti, come si chiama, i derelitti. Una specie di ghetto. No, è terribile, certamente sono lì dove gli alcolizzati, non c'è niente da fare, sono gente che letteralmente rifiutano l'aiuto e molti letteralmente muoiono per strada e io ho preso, è interessante questo, perché ovviamente ho scelto quel posto non soltanto perché c'erano degli amici vicino che avevano scelto forse per stessi motivi, che anche erano con me in guerra, era per ripetere quella situazione nel bel campo di concentramento dove attendeva da me una redenzione nel mio eventuale arte che nasceva in quel momento a New York. Adesso tutta l'esperienza della guerra, trovandomi in questo ghetto a New York, certamente fioriva e veniva fuori come sangue. È un'espressione che era totalmente mia, ma la mia vita si staccò gradualmente in quanto, io devo dire che era così, dal disco d'oro che sorgeva sopra l'incubo di terrore della notte di New York, nel mio quadro che non avevo visto, ma il mio spirito l'ha messo, è diventato la Basilica Dorata di San Marco a Venezia. Nella veduta di Napoli del 49, l'equilibrio fra buio e luce, silenzio angoscioso e stridio vivace delle prime opere americane muta in espressione più lirica. La nostalgia scaturisce anche dalla scoperta che i valori che sostengono e giustificano la sua dignità di uomo e di pittore sopravvivono nell'epopea di Napoli. Dopo un periodo di incertezza, Condon decide di abbandonare l'America e di stabilirsi in Italia. Sono venuto in Italia per mio amore per Venezia, che avevo conosciuto per la prima volta a 18 anni. Poi ho scoperto il mio amore per Napoli, per Roma. Sono tutte persone che danno un timbro, un suono ad ogni gesto. Venezia è musica, il suono dell'acqua che muove, che scintilla sotto i ponti lungo i fondamenti. Le pietre, la continuità delle arcate finestre, è tutta una musica, anche l'odore che viene dal mare canta. Sono i paesaggi italiani che resero celebre il suo nome su entrambe le sponde dell'Atlantico. Peggy Guggenheim giudicò le vedute veneziane di Condon come le più belle dopo quelle di Turner. Però le opere di Condon tra il 50 e il 60 hanno una particolare nota tragica. I monumenti attraggono l'artista, ma non si concedono, non lasciano cadere l'ultimo velo del loro mistero. Lo spazio si apre come una voragine paurosa. Le penombre agiscono come una sostanza corrosiva che minaccia la consistenza dell'edificio. Nel dipinto del Redentore non è alla chiesa che l'artista sta guardando, ma a un suo ricordo, e anche questo ricordo è sul punto di svanire. La memoria fa il quadro, perché tu non dipingi se un quadro non è già nato dentro di te. Non posso dipingere vedendo, perché deve accadere la circostanza. La circostanza è quando accade, quando si concepisce l'immagine. E quando si concepisce l'immagine in te, sei gravido, incinto. Allora sei pronto, secondo l'indicazione dell'immagine in te, a dipingere. E tu dipingi quel che la memoria ti guida. Ma nel 1954 è come se Venezia svanisce ed emerge Assisi,
con l'emergere di Assisi si sveglia in me e preme una decisione. E allora scappo, artista in fuga, verso l'est, in cerca per intuizione e non per consapevole scelta, della fonte stessa di Venezia, Atene, Istanbul sotto la pioggia, l'India con il Taj Mahal, o che Parigi fosse come Venezia, la solitudine, fredde le forme, il colore, la stazione del metro mi offre fuga. Nel 1955 vado nel Sahara, brillano gli oasi, villaggi, gioielli azzurri spruzzati attorno al palmetto. Wakhla, Togur, a Parigi dipingo la mia nostalgia per la sabbia, lo spazio e per l'impronta di un piede d'arbo. Poi per 6 mesi sono a Santorini, l'isola vulcanica nel Mar Egeo, quadri della lava nel mare, dove un cuore nero ribolle ancora nel mezzo di un gigantesco cratere di mare. E io comincio a rendermi conto di un'intima disintegrazione dentro di me stesso. Il passato, con l'angoscia che incutono le visioni di civiltà perdute, lo perseguita e minaccia persino le sue energie creatrici. Il culmine della sua intuizione del nulla ci viene comunicato nel dipinto Guatemala numero 6. Persino il sinistro volo dell'avvoltoio non è più simbolo di una natura feroce ed esuberante, ma presagio di morte. Il mio coinvolgimento con l'incidente della morte dell'avvoltoio confessa come l'avvoltoio è tutta la mia vita, perché mai sono stato così assorbito di una passione come quel giorno quando l'avvoltoio è morto, quando io mangiavo in una piccola trattoria, credo, non mi ricordo esattamente, e il proprietario ha detto: ah, ma anche lei è venuto giù dal nord per dipingere i nostri bei fiori qui in Guatemala. Ho detto: i fiori che sto dipingendo sono gli avvoltoi che mi minacciano la mia vita, e quello è il fiore, l'unico fiore che vedo qui. Che certamente l'ha scandalizzato, perché l'avvoltoio è una cosa più abominevole, peggio del diavolo. Nel 1959 mi arrendo a Dio, e precisamente alla Chiesa Cattolica. Per 20 anni abito ad Assisi. Nel 1959 lei bussò alla porta della cittadella perché voleva veramente convertirsi. Questa sua crisi religiosa coincise, causò in certo qual senso una crisi anche nella sua produzione pittorica. Ma posso dire che era la morte della mia pittura che mi ha convinto che non mi restava altro che convertirmi. Non era una questione di volere convertirmi, non c'era altro da fare. Quindi la sua pittura era morta prima della conversione. Avevo trascinato dietro tutta la mia vita, troppo libera di orgoglio, di successo, insomma di tutte le cose più distruttive, aveva trascinato la pittura finché non dipingevo più. Dal momento della conversione si eclissa volontariamente dal giro delle gallerie e viene così espulso dal mondo della critica d'arte. C'è stato un certo momento in cui qualcuno ha detto: Bill Condon è morto. Perché non potevano capire che io, non per mancanza di talento artistica, ho scelto la Chiesa perché la Chiesa mi piaceva di più, eccetera, eccetera. Ma loro mi accusavano di un tradimento, di avere tradito, cioè di non essere stato mai l'artista che loro avevano acclamato in me. E quindi l'hanno detto, e giustissimamente, secondo la loro logica, Condon è morto. E poi l'hanno aggiunto, più giusto che mai, e si è suicidato. Condon supera una difficile crisi spirituale e artistica. La fase di ripresa è molto lenta e dolorosa. Le prime opere, frutto di questa svolta, sono a tema religioso.
L'incontro con Cristo mi fa scoprire che il suo dramma di croce è pure il mio. E questo mi porta al crocifisso tramite un ritorno alla figura umana, mai più di vedere o dipingere disgiunto dalla croce. Questo ritorno alla figura avviene dentro la dinamica di una consumazione. Le braccia spariscono, tutto si fonde nella cieca massa di testa, torace e gambe, nell'attesa che la scintilla dell'alba della vita nuova, nascosta in quella scura massa di sepolcro, si incendi. Sua è un'arte religiosa o un'arte sacra? Non so, dipende come voi volete usare questi termini, perché io non ho mai trovato due persone che usano questi termini nella stessa maniera. Arte sacra per me ha sempre voluto dire qualunque arte che è sincera, che Maritain chiama arte contemplativa. Per me le mele di Cézanne sono più sacre delle Madonna di Raffaele, ma Cézanne ha messo dentro le mele tutta la sacralità della Madonna. Questa è la cosa. All'inizio degli anni 70 riprendo a viaggiare in Africa, in Yemen, in Tunisia, ma soprattutto in India, a Bombay, a Calcutta, dove scopro il nero della sofferenza di India, nella visione della stazione, nello svanire dei corpi umani sparsi per terra, non posso non vedere l'ultimo nervo di Cristo sulla croce. Forse la ricerca dell'assoluto, così evidente nei crocifissi, aprì all'artista un nuovo, fertilissimo terreno. A partire dal 1979 cominciano a farsi strada immagini di una essenzialità sorprendente. Si era trasferito a Gudo Gambaredo, nella campagna intorno a Milano. Adesso mi è venuto da iniziare l'ultimo viaggio della mia vita, apparentemente fermandomi. Fermo perché le gambe non le portano. Io dipingo quel che vedo, ma non come vedo. Ho dipinto la nebbia adesso, la nebbia dura, senza oggetti. Ma il vero oggetto della nebbia sta nella palpitazione, nella vibrazione della luce che emana. La massa è terra, che come la creta nella mano del vasaio, è il corpo che attende l'impronto dell'uomo per manifestarsi come opera di nutrimento. Durante questo suo manifestarsi come opera, la terra passa per ed assume un'infinità di colori e forme, un incessante divenire che è il suo fine. La calligrafia irrequieta di Condon assume ora un aspetto meno febbrile e rafforza la struttura compositiva. I segni scavati nel pigmento sembrano linee tracciate dall'aratro. Le cascine sullo sfondo non vacillano più, né si presentano con la prospettiva sfuggente come prima della conversione. La distribuzione delle forze visive coinvolge ormai tutto il quadro. Lo si può vedere come da un aereo si osservano i campi o come un panorama al di là della finestra. E anche le distanze sono incommensurabili. I quadri dell'ultimo periodo creativo dell'artista rappresentano uno sforzo di chiarificazione. Vita e opere di Condon non sono scindibili. L'una rimanda all'altra. Questa unità tra le esperienze del passato e le opere che ne costituiscono la traccia concreta è emblematica dell'arte della nostra epoca.
tutta la mia vita è stato un quadro, è stata la testimonianza a questa positività dell'essere. Io vedo l'arte come finestra, finestra sulla vita oltre la morte, sull'immortalità delle cose.